benvenuti in questa conferenza stampa. Noi abbiamo deciso di lanciare questo evento sociale Romani per Bene, un evento che vuole un po' risvegliare le coscienze nella città di Roma. E lo abbiamo fatto partendo dal basso. E io ringrazio innanzitutto Francesca Della Giovan Paola che si è resa disponibile a gestire la mattina, o meglio la prima parte dell'evento, nel pomeriggio dalle 17 alle 20, dove ci saranno tante testimonianze di cittadini, di dipendenti capitolini, di attivisti, di associazioni romane. E poi abbiamo avuto questa grande opportunità di tre artisti importanti che hanno deciso di sostenere questa iniziativa che, come vi racconterà adesso Francesca, va a costituire un fondo per le vittime di mafia capitale. Noi siamo qui in una sala vicino a Piazzale Clodio, vicino al Tribunale Penale, dove questa mattina alla sbarra c'erano decine e decine di carnefici di mafia capitale. E il nostro obiettivo è invece di aggredire i carnefici, che ormai diciamo sono già in carcere parte di loro e quindi c'è poco da aggredirli. Il nostro obiettivo invece è quello di dare solidarietà a tutte le vittime di questa città all'interno dell'amministrazione, e per questo c'è un fondo che andremo a sostenere come beneficiario del Movimento La Dignità, ma ai tanti cittadini e cittadine romane che davvero hanno sofferto negli ultimi decenni l'incompetenza, l'incuria e il malaffare. Grazie a tutti. Grazie. Allora, come spiegava Daniele, l'evento è diviso in due parti, quindi iniziamo oggi pomeriggio attorno alle 17 al Teatro Italia in via Bari, e con una parte dedicata alle testimonianze. Parliamo di Romani per Bene, quindi è importante ascoltarli questi Romani per Bene. E quindi saranno tante le storie che ascolteremo, e cominceremo proprio dalla storia che ci racconteranno i rappresentanti dell'Associazione La Dignità, che oggi sono qua in conferenza stampa, ma parleranno, insomma, ci diranno tutto oggi pomeriggio. Comunque La Dignità, diciamo, che ha dato lo spunto a questo evento. Infatti, come diceva Daniele, i soldi che verranno raccolti, insomma, con le offerte che arriveranno questa sera, nel pomeriggio e nella serata, andranno appunto a costruire questo fondo che ha lo scopo di aiutare coloro che all'interno del loro lavoro hanno subito danni di vario tipo e, diciamo, hanno subito delle ingiustizie, giusto? E quindi questo è, diciamo, lo spunto di partenza. Loro saranno i primi a raccontarci la loro storia, poi nel pomeriggio ce ne saranno tante altre. Ci saranno romani per bene che racconteranno la loro idea di Roma e le ingiustizie che vedono attraverso l'arte, chi scrivendo poesie e chi cantando una canzone, e altri invece che lo faranno in base alle loro esperienze e ai loro studi. Quindi avremo economisti, avremo persone esperte di pubblica amministrazione, avremo comunque persone che ci aiuteranno a capire e a leggere bene che cosa è accaduto a Roma in questi anni. E poi ci saranno delle testimonianze di lavoratori, insomma, perché lavoro e maltrattamenti che si subiscono in luoghi di lavoro sono molto importanti, quelle ingiustizie che si è costretti a vedere e contro le quali non ci si può assolutamente opporre. Ci saranno coloro che attendono di avere un lavoro perché hanno fatto un concorso, perché è il loro diritto entrare a far parte, ad esempio, del corpo della Polizia Municipale di Roma e della Polizia di Roma Capitale, che avrebbe tanto bisogno di nuove persone che hanno fatto il concorso e che non riescono ad entrare. Quindi di storie ne avremo tante. Avremo anche momenti musicali anche nel pomeriggio, non dimentichiamo, perché ci sarà diciamo una voce, sentirete una voce familiare, perché la sua è praticamente la voce identica a quella di Renato Zero. Daniele Sinasce appunto si occuperà della parte musicale del pomeriggio. Poi il vero e proprio concerto arriverà la sera a partire dalle 21. Vicino a me ci sono i tre cantanti che si sono offerti davvero di partecipare a questo evento, di renderlo importante attraverso la loro musica. Quindi adesso lascio la parola a loro. Parto da Vincenzo Capua, che è il più giovane ed è anche il romano del gruppo, quindi quello che conosce meglio la città. Quindi Vincenzo, raccontaci perché hai scelto di partecipare. Tanto buongiorno a tutti. Per me è un grande
grande piacere prendere parte a questa iniziativa. Già con Daniele a febbraio mi ritrovai una bellissima serata come protagonista, e queste sono le iniziative un po' che mancano. Come dicevamo prima fuori con Marco, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e ormai di Roma se ne sentono di tutti i colori. Quando vai all'estero, mi è capitato anche ultimamente, parli dell'Italia, parli di Roma e ti dicono l'Italia, la mafia, l'Italia, il malaffare, e di Roma ultimamente sempre di più, perché Roma è vista come la città degli scandali, la città degli inciuci, e questa cosa anche non solo all'estero ma anche in Italia. Quindi quando giri l'Italia, un romano ormai gira l'Italia, non dico che viene guardato male, però viene identificato con tutto quello che di sporco sta succedendo ultimamente, e essere identificata la città più bella del mondo con qualcosa di sporco, con qualcosa di illecito, e secondo me è una cosa che noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze, perché ci sono tanti romani per bene, tante persone che passano inosservate, tante persone che ormai non riescono più a fuoriuscire da questa melma, diciamo, che sta prendendo il sopravvento, e invece devono cercare di farsi sentire, di farsi vedere, di alzare la voce, perché sono molti di più i romani per bene che i romani non per bene. E quindi secondo me ben vengano queste iniziative che riescano in qualche modo a pulire un po' l'immagine di Roma. Non ci scordiamo che Roma è la città, secondo me, più bella del mondo, una città che ha una storia importante, una città che è conosciuta in tutto il mondo per le sue cose belle, che non devono essere adesso coperte da tutte le cose brutte che stanno succedendo in quest'ultimo periodo. Roma deve tornare a essere vista in Italia e nel mondo come il fulcro della storia, un'immagine positiva, e quindi adesso l'impegno di tutti, di noi romani in primis, ma poi anche degli italiani, deve essere quello un po' di ripulirci, perché come Roma anche l'Italia, secondo me, è il bel paese, è un paese di cui dobbiamo andarne tutti fieri. E quindi questa sera io con le mie canzoni spero di alzare un po', dare un contributo per rafforzare un po' un'immagine di questa città, che poi con questa iniziativa che partirà oggi, poi ci saranno tante, tante occasioni per, spero, andare a dimostrare che Roma non è solo questo che stiamo vedendo in quest'ultimo periodo. E quindi ringrazio a voi per quello che state creando, e grazie a tutti. Grazie, grazie a Vincenzo. Mi sembra che un po' la città abbia perso il sorriso, tutto un po' in generale il paese, no? Tanti che sono costretti ad andarsene, e queste ingiustizie che vediamo, che subiamo, il lavoro che perdiamo, lo stipendio che ci tagliano, che non ci basta perché insomma siamo infilati in questo sistema che ci fa star male, ci ha fatto perdere il sorriso, secondo me. C'è un po' meno gioiosità in una città che sarebbe davvero bella e ci dovrebbe far vivere serenamente tutti quanti. Una così notazione, siamo appunto potere debole, siamo i romani per bene, quelli che però romani per bene naturalmente non significa che siamo senza peccato, cioè non è che siamo, questo chiariamo, non stiamo dicendo che qua nessuno sbaglia, insomma sono persone che provano a fare del loro meglio, ecco, definiamoli così, romani per bene. Ecco, queste persone che cercano semplicemente di fare il loro bene hanno fatto paura a qualcuno, probabilmente perché siamo stati considerati obiettivo sensibile dalla Digos, che è già venuta a trovarci e ci seguirà anche nel pomeriggio. Allora, andiamo fuori Roma con Marco Ligabue, che ha un impegno dal punto di vista musicale importante, non a caso il suo tour si chiama Il silenzio è dolo. Grazie, ciao a tutti. Innanzitutto io sono qua perché sono innamorato di Roma. Io vivo in Emilia, adesso anche in Sardegna, perché la mia compagna è sarda, e Roma per me è sempre stato un posto bellissimo. Ed è bruttissimo viverla dall'Emilia o dalla Sardegna raccontata solo per fatti di malaffare, di scandali, di promesse non mantenute. E io quando vengo qua poi è vero che c'è un po' meno sorriso, ma vedo una bella Roma in generale. Vedi anche, cioè,
per, diciamo, poche persone che in qualche modo mettono alla luce tutte, diciamo, le cose che non vanno, ce ne sono tante che fanno, lavorano le ore 10 giorni, le ore 10 ore tutti i giorni, insomma, ce la mettono tutte, no? E io anche l'ho voluto raccontare in un mio video proprio perché secondo me questa Roma non viene raccontata, la Roma nella quotidiana, no? La Roma è quella o della grande bellezza o quella dei grandi scandali. Nessuno racconta la Roma di tutti i giorni, con le persone che vanno a far spesa, con chi va a lavorare, con chi torna a casa con le proprie preoccupazioni. E questo ho cercato di farlo in un mio video, io essendo cantautore lo posso fare attraverso la musica. Nello specifico di questa iniziativa, io insomma un anno fa ero in Sicilia, no? E viene un ragazzo di 21 anni, un giornalista, che lui aveva fatto un'inchiesta e aveva trovato dei brogli elettorali in un comune vicino a Palermo. Mi racconta questa storia col cuore in mano. Per 5 mesi lui, col fatto che aveva denunciato, era stato emarginato da tutti, era diventato lo sbirro di paese, no? Del suo paese. E poi per fortuna le Iene, la trasmissione di Italia 1, decide di fare un servizio su questo caso. Nel momento che va in onda il servizio, tutta la giunta comunale di Villabate si dimette. Quindi siamo quel paese che se tu denunci con delle prove non succede niente, va in onda il servizio televisivo, la giunta si dimette, no? Questo fa il quadro, no? Di a che punto siamo arrivati. Però io vedere negli occhi la voglia di un ragazzo di 21 anni di metterci la faccia, no? Perché se non fosse andato in onda questo servizio delle Iene, magari lui sarebbe rimasto segnato per anni o forse a vita nel paese come quello che aveva parlato. Ci ho letto una voglia di riscatto che secondo me andava raccontata. E ci ho pensato qualche settimana alla sua storia, mi è uscita questa canzone che si chiama Il silenzio d'olo, che vuole essere indignazione per quello che vediamo intorno, ma anche voglia di riscatto come ha avuto questo ragazzo di 21 anni. Da lì ho chiamato un paio di amici artisti siciliani che hanno collaborato, insomma, alla canzone, e questa canzone mi ha permesso di andare a conoscere tante realtà in Italia. Abbiamo girato università, associazioni, movimenti. È stato bello vedere come in ogni posto dell'Italia, dal sud ma anche al nord, siamo andati a Bologna, nelle università, dove c'è tanta gente, tra virgolette, per bene, che ha voglia di fare qualcosa. E io quello che posso dire è che ho trovato molta gente stanca di belle parole, e per fortuna almeno la musica in 3 minuti un po' ti dà un messaggio che è apparentemente più leggero, ma forse ti arriva più diretto al cuore che i lunghi discorsi che ascoltiamo da anni. Grazie, grazie. Allora volevo citare una storia che avremmo voluto raccontare oggi pomeriggio, che non racconteremo, ma che insomma è importante ricordare. Volevo raccontarvi la storia di Marilena Palombo. Lei è stata un'educatrice e è scomparsa poco tempo fa. Volevamo raccontare la sua storia. Daniele, insomma, ci ha provato, però il marito non se l'è sentita, visto insomma, diciamo, il coinvolgimento emotivo dopo la scomparsa. Comunque, Marilena Palombo è una persona che si è dedicata completamente all'educazione, voleva una scuola di eccellenza, e per lei educare bambini era una scelta di vita, e insomma ha tentato di farlo nel miglior modo possibile. Sarebbe stata insomma una bellissima storia da inserire nel racconto del pomeriggio. Ve la citiamo adesso, così comunque ha il suo spazio in questa giornata. Adesso la parola a Giuseppe Povia, che lui è veramente impegnato, segue molto economia e finanza. Tra le canzoni che ha scritto c'è una particolare che si chiama Chi comanda il mondo, e che insomma dice molte cose con grande sintesi, questo è un gran tono, no? Poterlo dire con una canzone in poche parole come vanno le cose nel mondo. Lui difende la dignità dell'Italia, questo insomma mi piace molto. Ma innanzitutto vorrei partire da dei presupposti, quindi appurato il fatto che l'Italia abbia perso la sua sovranità parlamentare, quindi la politica è stata avallata dalla finanza internazionale, appurando il fatto che l'Italia ha perso anche la sua sovranità sociale, perché come diceva prima Daniele, insomma tutti un po' ci lamentiamo, siamo anche un po' demoralizzati, quindi demotivati dal fatto di partecipare. E la vera democrazia secondo me è proprio la partecipazione, ci hanno messo 70 anni per distruggerla, ora non esiste più, esiste una dittatura, diciamo, sia culturale che finanziaria, travestita da democrazia, poi per polli allevati o per polli magari come noi, che sì, ok, va bene, facciamo parte del pollaio, però almeno non siamo allevati, siamo polli
nostrani. Appurato il fatto quindi che il vero potere non sta in Italia, non sta fuori dal tribunale dove ci sono una marea di tromboni, giornalisti dei grandi media, cioè quelli che fanno veramente la stampa italiana, quelli che costruiscono e distruggono carriere dall'arte alla politica e da tutto il resto. Appurato anche questo di fatto che il vero potere in questo momento, cioè il governo italiano, anche se detto da un cantante potrebbe essere meno credibile, ma il governo italiano in questo momento sta a Bruxelles, si chiama Parlamento Europeo, si chiama Commissione Europea, si chiama Fondo Monetario Internazionale che sta a Washington, che detta le regole e salva gli stati un po', come dire, l'indebita, e poi vabbè, questa Banca Centrale Europea che stampa gli euro e quindi decide la politica monetaria in tutta l'Europa, soprattutto negli stati dell'Eurozona, l'Italia fa parte di questo stato. Quindi appurato diciamo questo dettaglio, tra virgolette, che non è un dettaglio, io mi sono come dire, appassionato a Daniele Ricciardi, perché all'inizio quando conosci le persone hai un così, io sono una persona che tiene a 1,5 metri più o meno tutti, anche la faccia che vedo nello specchio la tengo a 1,5 metri, e quando all'inizio Daniele Ricciardi mi parlava, no, perché noi, sai, per Roma, perché comunque come dicono loro, ma in questo caso anch'io, stiamo parlando di poteri deboli, perché i poteri forti sono quelli che ho citato all'inizio. Però quando senti un ragazzo, che più o meno siamo coetanei, Daniele, e gli leggi negli occhi la speranza, perché vorrebbe cambiare le cose, perché vorrebbe riuscire ad arrivare ad essere magari forse un giorno, chissà, anche il sindaco di Roma, o ricoprire una carica importante di Roma, ecco, sicuramente io attraverso la musica, Marco attraverso la sua musica, Vincenzo attraverso le sue canzoni, ecco, noi dobbiamo cercare appunto di partire da noi stessi per arrivare agli altri, e poi una volta che siamo arrivati agli altri, ognuno col suo mezzo migliore, quindi ovviamente Daniele in questo caso con le parole, con la politica, ma soprattutto con i fatti, perché anche se sono piccole cose, comunque dei fatti Daniele li fa e io ti sto seguendo anche se non te lo dico. Ecco, allora riuscire da noi stessi ad arrivare agli altri e poi camminare su questo mondo anche lentamente e magari cercare di cambiare un po' di marcia che c'è, perché tanto nessuno ha mai cambiato il mondo veramente nella storia del mondo finora, fino a prova contraria. All'inizio, e chiudo, io Daniele a cena con delle persone lo sentivo parlare, dicevo, questo qua è di fuori, no, questo qua non c'è. Io sono sempre stato convinto e tuttora sono convinto che, come diceva Benedetto Croce, il politico onesto è il politico capace, cioè il politico non deve essere poi fin troppo onesto, deve anche essere capace di fare le cose, perché nell'Italia degli anni 90 la politica dei ladroni, è vero che erano dei ladroni, facevano parte tutti del potere di serie C, però insomma i nostri nonni ci hanno lasciato proprietà, ci hanno lasciato, a me no, però vabbè, insomma in generale ci hanno permesso anche a noi cittadini di essere arricchiti, però ho visto in Daniele quella speranza che vedo anche negli occhi di sua figlia, tra l'altro noi siamo papà, lui ha una bimba, io ne ho due, e allora ad un certo punto ho cominciato a credergli. Perché io di solito non credo a una persona che fa politica, perché seguendo la finanza e l'economia che dominano il mondo, penso che la politica sia stata avallata in tutto e per tutto. Però vedendo Daniele insistere, adesso sono un anno e mezzo, forse due che ti conosco, ecco, vedendo questa speranza, vedendo questa applicazione, questo fatto di comunque di buttarsi sui temi, sul fatto che tu abbia comunque dell'ostracismo, perché oggi in un mondo normale le persone normali sono purtroppo reputate, sembriamo dei rincoglioniti, detto così, senza dire parolacce, giustamente non le diremo oggi, però sai qua, possiamo dirle. Ecco, vedendo la speranza negli occhi di Daniele, ho capito che è un romano per bene, cioè ho capito che è una persona per bene, che organizza delle cose, che si dà da fare, che cerca sempre di andare da una parte all'altra della città per cercare di coinvolgere con il sorriso, con un conforto le persone, e questa qui è una cosa che va premiata. Quindi io con la mia musica sto preparando un disco a tema che si chiama Nuovo Controordine Mondiale, sono orgoglioso di essere italiano, perché l'Italia è una nazione di persone che ha inventato tutto praticamente, io proietto tutte le cose sul maxischermo d'estate che abbiamo inventato noi dall'epoca dell'epoca. L'Italia era prima potenza europea negli anni dei ladroni, perché ovviamente sì, è ok, però gli italiani non erano quelli della Liretta, di Fantozzi. Gli italiani si sono sempre alzati la mattina, le agenzie di rating come Standard & Poor's, come Moody's, come Bloomberg, come la CGA di Mestre, come la Ragioneria dello Stato, ci reputavano anche all'estero la prima potenza europea, la prima potenza mondiale a livello di risparmio. Quindi vuol dire che nell'anima degli italiani domina il bene, sono di più le persone per bene nel mondo che quelle che invece vanno dietro soltanto al profitto, all'orgoglio e all'interesse. E Daniele è una di queste, quindi come diceva giustamente, come ti chiami Giovanna? Francesca, come diceva Francesca,
chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ovviamente siamo tutti peccatori su questa terra d'asfalto, però Daniele è una persona di quelle che ce la potrebbe fare. Purtroppo sei all'inizio, quindi devi subire tantissimo, come tutti, come un artista alle prime armi, come un artista che bussa alle porte, però secondo me ce la puoi fare. Sei uno dei pochi, perché io non spendo parole per i politici, quindi in questo momento io sto parlando alla persona, tu non sei un politico, e poi mi piace il fatto che tu sia pulito, cioè sia pulito anche in faccia. Quindi il mio discorso è tutto riferito a te, e poi alla serata di stasera, va bene, musica eccetera eccetera, bla bla bla, poi live. Allora, ascoltiamo un po' di musica, visto che abbiamo sentito parlare i cantanti, ci sentiamo un accenno dei loro brani. Oggi pomeriggio che hanno deciso di metterci la faccia, quindi ringrazio Costanza D'Isola che è qua, è venuta, ha fatto il concorso della Polizia Locale di cui parlavamo, ci racconterà come è andata, come sta andando. Quindi tutti quelli che ci metteranno la faccia sul palco, ma anche tutti quelli che interverranno oggi, che verranno oggi pomeriggio, che verranno stasera al concerto, insomma un po' metterci la faccia anche a venire a seguire questo evento. Quindi grazie a loro, intanto poi glielo faremo sapere meglio questa sera. Ringrazio anche Gigi Liviero, che è il manager degli artisti che sono qua. Marco, solo un paio di parole sugli altri artisti che hanno fatto questa canzone. Sì, allora, sono due amici siciliani, uno che cantava con me nella strofa è Lello Analfino, che ha una band che si chiama I Tinturia, che è una band conosciutissima in Sicilia, per chi conosce, è una sorta come i Tazenda sono in Sardegna, i Tinturia sono in Sicilia, no? È una musica che difficilmente arriva fuori insomma, dalla Sicilia, ma quando vai a vedere loro in Sicilia ci sono 10.000-15.000 persone, e lui da sempre, anche lui è impegnato comunque attraverso canzoni o comunque insomma concerti in qualche modo a dare messaggi sulla legalità. E poi nel pezzo stava arrivando un rapper che è Otello Man, che è un rapper di Palermo che lavora per l'edicola di Fiorello, e lui proprio diciamo che è da sempre invece in prima linea col fatto che il rap ti permette di dare tanti messaggi, no? Di usare tante parole, proprio è uno di quelli da sempre più impegnati proprio per battaglie di legalità attraverso le canzoni, in questo caso rap. Bene, adesso sentiamo Giuseppe Povia, chi comanda il mondo? Pano Raucci, che è invece lo speaker e conduttore radio-televisivo che presenterà il concerto. Io ci sono nel pomeriggio, invece stasera ci sarà Stefano Raucci. Domande? Ci sono domande, dubbi? Volete che aggiungiamo qualche informazione in più? Allora, intanto do la parola a Daniele che voleva dire ancora qualcosa. Ma io ringrazio i tre artisti perché stanno credendo in questo progetto, di questo evento, ci hanno messo la faccia, insomma, in un momento così difficile per la nostra città. Ci conosciamo con Marco da poche ore, ma siamo già in grande sintonia. Con Vincenzo ci siamo visti a febbraio e appunto abbiamo già condiviso la necessità che ci siano forze giovani, no, a cambiare le cose a Roma, ognuno nei suoi campi. Però con Giuseppe Povia, insomma, visto che ha speso parole nei miei confronti, vorrei dire questo. C'è in questo brano di denuncia, un brano che ha portato Giuseppe a avere anche un po' di denunce sulla denuncia, capita, perché è un brano molto molto forte, c'è un passaggio che è un po', sapete, c'è, io da cristiano credo nell'angelo custode che ti viene un po' a dare dei messaggi positivi. E quest'angelo custode mi dice di volta in volta, di quel rispetto a questo brano, una strofa molto piccola, cioè che un giorno un bambino di questi si sveglierà portando in alto l'amore. Ecco, io non so se sarà uno dei nostri figli, uno dei figli dei ragazzi che saliranno in questo pomeriggio, no? Io non sono un bambino, sono uno con la sindrome di Peter Pan, probabilmente, però io spero davvero che oggi lanciamo un messaggio a questa città perché possa essere accolto dai bambini, dai ragazzi di questa città, perché come ha dimostrato questo evento è possibile riuscire a mettere insieme artisti di fama nazionale e
romani per bene di ogni settore, da economisti, come dicevi tu, esperti anche mondiali, a, per citarne uno perché sono molto affezionato, Guido Amadio è il primo assegnatario di un centro anziani di Roma, ha aperto il primo centro anziani nel 2001 e ha visto il degrado di queste strutture che sono previste in ogni quartiere di Roma, dovrebbe esserci un centro anziani. E lui ci viene a raccontare il fatto che questi centri anziani sono chiusi alle nuove generazioni, perché diventano un circolo di carte per i vecchietti, invece dovrebbero essere un luogo di scambio generazionale. Ecco, io confido che da questa giornata di oggi possa davvero lanciarsi nella città questa speranza che un bambino di questi verrà a portare in alto l'amore. Quindi invito anche i romani per bene a venire oggi pomeriggio portando i loro figli, perché nonostante siamo un obiettivo sensibile per la questura, noi siamo molto più sensibili. Cosa vuol dire sensibile per la questura? Beh, evidentemente siamo un evento che ha una risonanza cittadina e potrebbero venire anche a contestare piuttosto che a disturbare la nostra manifestazione. Ah, vabbè, allora. Ma tu ci sei abituato. E devo spiegare a Giuseppe che cosa significa. Io oramai potrebbe farci una canzone. Io nei tuoi confronti non ho più la sindrome di Peter Pan, cioè la sindrome di Peter Pan. Quindi io, se non ci sono domande... Io vorrei fare una, vorrei chiedere ai nostri tre amici cantautori che, insomma, oggettivamente, per chi frequenta poco la musica come me, scoprire il loro impegno sociale e di sostenibilità, come potrei definirlo, è veramente molto bello e vi auguro veramente ogni bene, perché insomma il vostro impegno, le vostre canzoni possono sicuramente fare la differenza. Qual è secondo voi il motivo per il quale non c'è più la speranza, non solo a Roma? Voi che cercate di cantare non tanto le emozioni, i sentimenti come succedeva ai vostri colleghi qualche decennio fa, ma che insomma impegnate la vostra professione nel fare denuncia e nel veicolare messaggi sulla verità in generale. Cosa pensate della speranza? Perché non si riesce oggi a cambiare le cose? Può essere solo la corruzione? Può essere solo un problema sociologico? Può essere solo una questione... Ma guarda, secondo me non è questione che non c'è la speranza. È questione, da come la vedo io, che c'è un po' troppo pessimismo, c'è un po' troppo lassivismo, se così si vuol dire, cioè... si lasciano un po' troppo andare le cose, non c'è l'impegno da parte di tutti di cambiarle, no? Ormai ci siamo quasi abituati a vivere con qualcosa che non va, a vivere in questa situazione anche di degrado sociale, e quello che manca un po' è la positività e la voglia di fare. Spesso siamo un po' pigri nel voler cambiare le cose, e magari pensiamo anche inconsciamente: questa è la situazione, mi ci devo abituare, c'è poco da fare. Invece, secondo me, bisogna cambiare anche un po' prospettiva, bisogna cercare di cambiare il modo di pensare, cercare di essere un po' tutti più positivi anche nell'animo, cercare di arrivare noi stessi nel nostro piccolo a metterci l'impegno per cambiare prima di tutto noi stessi, per poi cambiare gli altri. Un po' anche quello che volevo dire con questa canzone che abbiamo sentito, che si chiama Felice, la ricerca della felicità. Se noi cerchiamo prima di tutto a essere positivi, a essere felici noi stessi, poi sarà più facile anche cambiare quello che c'è intorno a noi. E quindi secondo me quello è un po' la cosa più facile in cui ognuno si può impegnare, è cercare prima a lavorare su se stesso e poi a lavorare a chi c'è intorno a noi. Ma obiettivamente è un po' vero, cioè che adesso vedi la gente con meno speranza, però a me viene da dire molto che secondo me stiamo sbagliando in generale comunicazione, cioè, no, dicevo prima, lui che fa sempre più rumore un albero che cade rispetto alla foresta che cresce. Cioè, voglio dire, tu guardi la TV, guardi un giornale, guardi così, ti danno solo notizie negative, provocatorie, scandali. Cioè, ma allora uno o si tappa gli occhi o cosa dice? In che paese vivono? Cioè, in che paese? Però mi ricordo anch'io quando ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, non c'era una gran idea di futuro neanche allora. Cioè, il futuro è sempre stata una roba, non penso neanche una generazione.
è passata da un momento dove tu avrai un grande futuro, no? Cioè, forse non c'è mai stato la generazione, adesso ci sono più difficoltà, però in generale abbiamo perso un po' la bussola comunicativa ed è come stessimo solo lì a dire ai ragazzi, a quelli che stanno crescendo, no? Dai, guarda, allora qua sono tutti corrotti, qua non c'è posto da lavorare, trova solo chi è il figlio di, chi è il fratello di, no? È come se stessimo dicendo, andate all'estero, andate via, cosa ci fate qua, no? Gli stiamo mettendo su un binario, no? E io quando ho fatto il silenzio d'oro ho voluto portare con me sempre una testimone di giustizia, no? Perché era un esempio lei, cioè Valeria Grasso è una che a Palermo ha denunciato, è dovuta scappare, hanno minacciato i suoi figli, è stata 3 anni in località protetta, poi per fortuna hanno messo in galera quelli del clan di Madonia, che erano quelli che gli avevano chiesto un pizzo a Palermo dove lei faceva l'imprenditrice in una palestra, e lei è stato l'esempio di una persona che ce l'ha fatta. Io quando andavo con lei nelle scuole, c'erano 500 bambini delle medie o delle superiori o delle università che rimanevano a bocca aperta, cioè i bambini dopo che ascoltavano lei tornavano ad avere la speranza, perché lei è un esempio positivo di una che da normale imprenditrice si è ribellata, ha denunciato, ha fatto un suo percorso, ma lei non la racconta nessuno, purtroppo non la racconta nessuno in televisione e nei giornali. Secondo me molto passa da tornare a dare degli esempi, non i ragazzi non vogliono più sermoni, eh. Se tu ti metti lì dopo 2 minuti che parli, cioè sono tutti lì che sbadigliano, guardano il telefonino, voglio degli esempi di cose, di gente che veramente nella vita ha dimostrato che ha fatto qualcosa di bello. Dunque il degrado italiano è stato tutto messo in piedi dal centro-sinistra italiano, no? A parte scherzi. Allora, dunque, nel 2006 io portai a Sanremo una canzone che si chiama Vorrei avere il becco, dove c'era questo verso onomatopeico del piccione. E tutta la stampa italiana, come al solito, leggo adesso i titoli che sono appena usciti di questa intervista che abbiamo fatto lì fuori di Rapina, perché ci hanno praticamente, diciamo, attorniato, hanno fatto le domande, non ti puoi, diciamo, non è che puoi andare via, rispondi. Vedo i titoli, Povia va fuori dal tribunale di Mafia Capitale per fare pubblicità al suo disco. Oppure tipo un altro, Povia, se non ci fosse l'euro non ci sarebbe corruzione. È ovvio che non ho detto così, anche perché è troppo semplificativo, e loro, questi giornalisti che io chiamo pennivendoli da regime, che comunque sono gente che muove praticamente il pensiero generale, ecco, questi qui sono molto semplicistici, che c'è differenza tra essere semplice e semplicistico. Scrissi questa canzone nel 2006, Vorrei avere il becco, no? I giornalisti mi prendevano per il culo tutta la settimana, mi prendevano per il sedere tutta la settimana, e io continuavo a ripetere per tutta la settimana, ma no, guardate che i piccioncini che si accontentavano delle briciole erano i miei nonni, che hanno vissuto il dopoguerra, insieme ad altri nonni hanno ricostruito un paese distrutto dai bombardamenti, piano piano insieme ad altri nonni e bisnonni hanno riscritto addirittura la Costituzione nel 48, non mi sembra, c'è stata addirittura una dichiarazione dei diritti universali dell'uomo con un articolo 26,3 che dice che i genitori hanno diritto di priorità sui figli, prima non c'era questa postilla qua, l'hanno messa perché avevamo capito quanto fosse stato devastante estromettere i genitori, il potere estrometteva i genitori, il potere nazista, il Volkshaus, Klerum, molto propaganda di Joseph Goebbels che era lui il ministro, quindi quanto fosse, diciamo, devastante estromettere i genitori e prendersi le fasce più deboli, manipolabili, e istruirli a scuola secondo quello che diceva la dittatura di regime. I piccioncini che erano i miei nonni si sono innamorati, sono stati insieme 50 anni, hanno ricostruito un'Italia con una speranza mostruosa, che è quella di cui parli tu. Si sono accontentati delle briciole, mattone su mattone hanno portato questa nazione a prima potenza europea, come ho detto prima, quindi avevano la speranza. Quello che hanno raccolto i figli, i nipoti, cioè tutti noi che siamo presenti, compresi, è il benessere. Ecco perché non c'è più speranza, perché stiamo troppo nel benessere. Noi sì, vabbè, siamo qui, lottiamo, combattiamo, poi però vai al bar, commercialista, un sacco di chiacchiere, però poi dopo esci, spacco tutto, gli unici due posti dove si può spaccare tutto sono il bar, lì vai a cambiare le cose, o lo stadio che vai a cambiare il mondo. Quindi finché noi non diventeremo veramente poveri, ma veramente poveri, non per finta come fanno tanti che si lamentano, che questa crisi ancora non c'è, adesso vi faccio vedere un dato dell'Istat e chiudo, la speranza non ritorna, c'è soltanto la chiacchiera da bar. Poi ci sono delle persone che nel benessere, perché Daniele ha un'attività, io ho forse un'attività ma dovrei stare più zitto,
Marco ha un'attività, Enzo ha un'attività, o comunque viene aiutato, supportato sicuramente da amici, alla sua musica, insomma tutti abbiamo un'attività. E finché abbiamo la nostra attività, ci sono le persone che vivono nel benessere, benessere intendo che arrivi a fine mese, che non se ne fregano dei problemi come quel signore lì che è Daniele Ricciardi, perché magari anche ha dei figli. Io faccio tutto per le mie bambine, tutte le canzoni che faccio le faccio per le mie bambine, perché penso a loro, che domani potrebbero crescere pensando, cazzo, mio padre non è così tanto, ma tu dov'eri? Ma tu quanto sarai credibile davanti a tuo nipote quando ti diranno, ma tu dov'eri quando è successo? Ma non lo so, dormivo, guardavo internet, mi mettevo i post su Facebook. Ecco, io invece no, quindi io non vorrei dormire. E allora bisognerebbe ritornare all'Italia, non dei bombardamenti, ma del dopoguerra. Bisognerebbe rivivere quella situazione. Siccome siamo già in guerra, perché è una guerra finanziaria, vi faccio vedere qual è il vero problema. La fonte è l'Istat, non so se la vedete. Questo è l'Istat in fondo a destra, vedete? Il problema è questo qua. Siamo a 2009, i dati risalgono al 2009. L'inflazione adesso è allo 0,8%, cioè noi abbiamo i conti a posto. Siamo per tutti gli stati del mondo, noi siamo i numeri uno. Cazzo, inflazione allo 0,8% è una figata, giusto e niente. Invece che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo poveri, perché se lo Stato ritira in tasse, ti leva i risparmi per ripagare un debito ad un computer che ovviamente non morirebbe. Mentre invece vi faccio vedere, che ne so, un picco di 1989, qua dove c'è la freccia, inflazione al 6,3%, 1990 6,5, 6,3, 4,6, 5,2, un po' di inflazione vuol dire economia che gira, cioè i soldi che girano, capito? E quello veniva dalla speranza delle persone che erano venute dal dopoguerra, erano riuscite a ricostruire un paese e l'economia girava, quindi andavano tutti, tu ti compravi la macchina, ti facevi il mutuo, capito? Ecco il problema qual è, che c'è ancora troppo benessere, è strana questa cosa, eh? Una contraddizione. Come da applaudire per la piccola lezione di economia, ma poi organizzeremo incontri con gli economisti con i quali ti potrei confrontare. No, quando ci sono loro io guardo, mi viene tutti i miei. No, ma sono economisti per te. No, vabbè, ma cioè, uno vede che c'è troppo benessere, quando c'è troppo benessere. Tra l'altro cito Nino Galloni che sarà tra gli economisti ospiti. E... allora, ci sono altre domande? Prima di tutto? Allora volevo dire che, anzi ricordare, l'abbiamo detto all'inizio, che i soldi che verranno raccolti oggi pomeriggio andranno a costituire un fondo di solidarietà per le vittime di mafia capitale, in modo da dare soprattutto un sostegno legale a chi ha voglia di ribellarsi a quello che ha visto, quello che ha subito. E le donazioni si possono fare però anche online sul sito www.romaniperbene.it. Un'altra informazione che vi do è che il concerto si potrà ascoltare anche su Radio Kennedy, in diretta web, Radio Kennedy, una radio delle università. Grazie a tutti.